Oh, ciao ragazzi, io oggi sono finito in un vespaio, ma guardate perché. Bentornati in un nuovo video di quelli della Ruggine. Oggi saluto ancora Alessandro con un ciao, ma non è più come quello dell'altra volta. Esatto, oggi è quasi un rumore omonopreco, quindi Vespa e non più Vespa, quindi Vespa Tour, per ricordare Angelo Corda, indimenticato presidente del Vespa Club nel Noprevi, quindi un'occasione per trovarci tutti insieme e per, appunto, come ti dicevo Bruno, per ricordare questo grande nostro amico. Quindi risultato ottimo, come potete vedere anche dal numero di partecipanti, club contentissimo ovviamente, e quindi devo dire che siamo veramente molto molto soddisfatti. Il tempo ci ha accompagnato e quindi veramente il risultato ottimo. Quindi ancora un altro centro del club Nino Previ, la nostra collaborazione continua e forza così, dai. Grazie, a presto, vi diamo appuntamento all'11 settembre per il nostro raduno di auto memoria Nino Previ. Perfetto, ci vediamo lì allora. Grazie. Certo, noi andiamo avanti col tour. Ciao. E siamo con Nicolas Barborini, che oggi è qui in veste di consigliere del club Nino Previ. Un grande successo. Sì, 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 sicuramente. I numeri qui si vedono. Sì, sì, grande soddisfazione. E grazie all'aiuto di tutti i collaboratori che c'è intorno, che lavora per questo, a realizzare questa giornata. Siamo riusciti, dopo un periodo non indifferente di stop, di forzato, stop, di fermo, siamo riusciti a tirar fuori qualcosa di carino, si spera, e di passare una bella giornata, ovviamente. Nicolas, tempo fa tu mi dicevi che in questa occasione di ripartenza di questo raduno cambiava anche nome. Sì, cambiava nome perché praticamente c'è stato lo stop
col Covid è stato un po' un problema di fermo forzato e siamo ripartiti con un Vespa Tour, non un vero e proprio raduno nazionale come era stato negli anni indietro. E grazie all'aiuto un po' di tutti siamo riusciti a unire le forze un po' così e soprattutto a ricordare con il primo memorial Angelo Corda, che è il nostro grande presidente, che ha fatto sì che tutto questo potesse andare avanti. Stato punto di riferimento per tanti anni. Questo è il primo memorial. Sì. Il fenomeno Vespa è sempre più in crescita, si vede. Come mai? È un mezzo che prende un po' tutte le linee, le fasce di età. È un mezzo che parte dal nonno che l'ha avuta quando era giovane, che ci portava l'amorosa in ferie al mare, in montagna, e all'appassionato, il ragazzo che se l'è vissuta negli anni 70, certo. Al boom, con le T3, i vari modelli un po' più blasonati al momento, diciamo anche, e per poi sfociare nei ragazzini, quelli un po' più appassionati dei modelli rielaborati, modificati, custom, insomma un po' tutto si è unito e da sì a questa grande passione che sì, in effetti notevole. Ho visto tanti giovani, sì, proprio sì, che anche si stanno giovanissimi, giovani 14-15 anni, ma si torna un po' all'epoca, perché io mi ricordo 20 anni fa smanettavo, ho iniziato così, i primi Vespine, e c'era stato un periodo un po' di stop che però adesso sta rispingendo notevolmente. Molto bene, complimenti e sicuramente ci vediamo l'anno prossimo. Certo, sarà fatto, sicuramente. Ciao. Ciao a tutti.
Ed oggi tra i partecipanti di questo raduno c'è anche il Vespa Club Manerbio, che immagino non sia la prima volta che viene a un raduno dell'Inno Previ. Anche noi è diversi anni che veniamo qua, anche il ricordo di Angelo appunto che ci hanno invitato, e è sempre stato un bel gruppo, siamo sempre stati in compagnia insieme, abbiamo fatto loro quest'anno oltretutto sono venuti al nostro raduno, che ci ha fatto molto piacere oltretutto, perché dopo 2 anni di pandemia ovviamente, certo, c'era molta voglia di andare in Vespa. E si vede molto. Sì. Si vede dal numero delle Vespe anche i partecipanti, la gioia, l'allegria, la voglia di andare, la voglia di scappare un po' adesso anche. Marco, in quanti siete venuti oggi? Noi oggi siamo in 8 se non erro, siamo anche perché adesso cominciano le ferie e cominciano dunque di conseguenza tanti non riescono a venire. Il nostro gruppo è molto più grande. Siamo un 140-150 iscritti ogni anno, dunque abbiamo un buon numero, dai, non un buon numero di iscritti. Anche noi puntiamo ad andare sui giovani ovviamente, certo, che il giovane è il futuro, il giovane è quello che sarà il domani, ecco, puntiamo sempre su quello noi ovviamente. È sempre un piacere sicuramente. Com'è che hai iniziato tu con la tua passione della Vespa? È iniziato tutto tramite un amico, sempre naturalmente, che nel lontano 97-98 ancora, 1998, aveva questa passione della Vespa che me l'ha trasmessa. L'ha trasmessa e nel 99 siamo nati come Vespa Club Manerbio. Nel 2000 siamo partiti a fare i raduni proprio anche noi, dunque anche noi più di 20 anni che facciamo raduni, organizziamo raduni. E sempre in crescita. Sempre in crescita, siamo partiti con un numero basso di vespisti e tuttora appunto siamo 150 iscritti ogni anno, almeno abbiamo. È partita la passione quando ancora c'erano le lire, c'erano, adesso c'è l'euro, dunque la Vespa nei primi anni 2000 valeva poco, adesso invece è scoppiata. In base alla passione è anche scoppiata questa Vespa mania, chiamiamola così. Esatto, bene. È da 20 anni che ci siamo, che non più di 20 anni, dunque è un piacere per noi, ecco, la Vespa. Bene. È un piacere, deve essere passione e piacere la Vespa. Grazie Marco. Prego, e continuate così. Grazie a voi, grazie.